Buonasera a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Briga, ragazzi. A cambie, Olivier. Accarezzi lo scudetto, Oli. Accarezzi lo scudetto, Magni. Cosa mamma fece morire, ragazzi? Questo qui a me mi fa letteralmente impazzire. Mi fa letteralmente impazzire, ragazzi. Mamma, ma. Ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato. Che n'ha doppiette, questo vi ha doppiette. Poi continuate a fare pure dell'ironia, su Olivier Giroud, sui vecchietti del Milan, che poi la squadra più giovane ad aver vinto un campionato negli ultimi 20 anni, 30 anni, una roba del genere, è l'Associazione Calcio Milan. Però si fa dell'ironia su Olivier Giroud, si fa dell'ironia su Zlatan Ibrahimovic e continuate a fare dell'ironia. Nel frattempo il nostro Olivier Giroud si accarezza lo scudetto, si accarezza lo scudetto. Ma che gol ha fatto Olivier Giroud? Ma che gol ha fatto? Ni una scavetta, volta da giocare. Mamma, dici no, ma c'è stato un devianza, ma allora stai a soffrire. E allora stai soffrendo, se vedi pure che quella è deviazione e quindi là non è proprio gol suo, e allora stai a soffrire, allora stai a soffrire. Ragazzi, prima comunque che dimentichi, scaricate l'app di OneFootball e fatelo. Cioè non è che io lo dico giusto per. Scaricate l'app di OneFootball perché quando volete delle notizie veramente serie, fondate sul calciomercato, su questa o su quell'altra squadra, eccetera, eccetera, lo potete tranquillamente fare su OneFootball, app assolutamente gratuita, facile da usare, scaricatela e vedrete che vi troverete benissimo. Detto questo, ragazzi, per quanto riguarda il vecchio discorso maglie, troverete, tra i commenti, vi metterò tra i commenti un commento, diciamo, che metterò insomma là davanti per farvelo notare e lì potrete fare come avete sempre fatto. Ci sono sempre delle occasioni che non potete assolutamente non sfruttare perché ci sono anche lì delle situazioni molto ma molto convenienti per quanto riguarda mali da calcio, tute, polo, eccetera, eccetera. Codice sconto Briga, non ve lo dimenticate, trovate tutto nei commenti. Allora, ragazzi, qui abbiamo cominciato. Scusate il cappello, ma sono appena tornato da mare. Si vede magari sto rosso rosso, non so se ve ne accorgete o meno. Ma allora, ragazzi. Mi metto qua perché voglio lasciare spazio a lui, voglio lasciare spazio a lui. Comunque, notizia molto ma molto importante. Oggi, anzi in questo momento, si sta giocando la Supercoppa tra il Club Bruges e il Ghent. In questo momento il Club Bruges è in vantaggio per 1-0, direte, ma scena fra i canneo, giustamente. La notizia è che Charles de Ketelaere in questo momento è in panchina. E questo, ragazzi, può essere un segnale molto importante perché voglio dire, non è che uno mette in panchina il giocatore, il suo giocatore migliore così. Lo mette in panchina perché evidentemente ci sono delle situazioni in divenire che magari possono definitivamente sbloccarsi nella giornata di domani o di dopodomani. Sembra che ci stiamo davvero avvicinando, speriamo. Ovviamente, ragazzi, non è che vi potete permettere di immaginare di portare a casa un giocatore durante il weekend. Eh no, raga, mo facciamo, mo, a parte tutto. Cioè, io capisco la, diciamo, sbalzi di luce, insomma. Ho fatto 4-5 bagni, sono stato a mood proprio. Da oggi pomeriggio alle 2 sono stato a mare tutto il tempo nell'acqua, sono stato bellissimo, aspetta. Stavo dicendo, cioè, non è che vi potete immaginare mo, che in un weekend di luglio mo, si lavora e si porta a casa un giocatore. Mo, non, cioè, non pretendiamo questo, non pretendiamo questo. Però domani, lunedì, giorno lavorativo, insomma, fino a prova contraria, io spero che possa essere il giorno decisivo, il giorno della grazia di Cristo, perché ragazzi, onestamente, diciamo. Sestona da batte, ve l'ho detto più volte, quindi io spero veramente, vivamente, che sia arrivato il momento, insomma, di quagliare, che sia arrivato il momento di quagliare. E vedremo, poi nei prossimi video,
perché oggi non voglio parlare di questo, però dedicherò un video a questo argomento e vi anticipo, vedi, una cosa diversa dalle altre volte. Vi anticipo che parlerò del gioco dei virrozzi. Da noi si dice ushuk del verruz, ushuk del verruz. Quando da noi si dice mo, e c'è ushuk del verruz, cioè cos'è un gioco così alla Carlona, prendeci la Kigown, capito? C'è una cosa poco seria, una cosa dove vale tutto. Ecco, vi anticipo questo fatto qua. Questo sarà il titolo del prossimo video, probabilmente, o magari dell'altro ancora. Certo è che in uno di questi giorni vi parlerò del gioco dei virrozzi, perché è giusto parlarne, insomma, è giusto parlarne. Detto questo, ragazzi, niente, ieri amichevole tra il Colonia e il Milan, ragazzi, abbiamo fatto una gran bella partita, una gran bella partita, bella gagliarda, bella pimpante, vivace. Devo dire che per quello che ho potuto vedere successivamente, perché in diretta non sono riuscito a vederla, devo dire un bel Milan, devo dire un bel Milan, e fa impressione il fatto che ieri abbia giocato una squadra praticamente al 90% fatta di seconde scelte, di terze scelte. Quindi veramente, ragazzi, questo è assolutamente un dato molto positivo, perché dimostra una volta di più quanto il Milan sia forte nella testa, quanto il Milan abbia un'identità precisa di gioco, delle idee chiare, cioè chiunque scende in campo sa esattamente quello che deve fare e si vede. Poi sicuramente si farà anche dell'ironia sul Colonia, perché poi ovviamente sai, magari qualcuno vince un'amichevole contro delle squadre inguardabili, però è tornata la Lula contro il Lugano, ad esempio, contro il Lugano, ad esempio. È ritornata la Lula, una cosa spettacolare, da due da te. Però siamo giocati con il Lugano, che evidentemente farà una squadra di altissimo livello, eccetera. C'è il Colonia, se non erro, è arrivato sesto l'anno scorso in Bundesliga. Quindi voglio dire, cioè, non sono proprio gli ultimi arrivati. E abbiamo fatto una gran bella partita, poteva anche essere più largo il punteggio. Una gran bella, un gra due, gra due gol, uno più bello dell'altro del nostro Olivier Giroud, degli spunti molto interessanti di alcuni giocatori, e insomma delle buone risposte, delle buone risposte. Questo a dimostrazione del fatto che a questa squadra c'è bisogno solo ed esclusivamente di due, tre innesti di valore per renderla veramente, non dico top, ma veramente di alta alta qualità. Perché qua non stiamo dicendo che bisogna rifondare, non stiamo dicendo che bisogna fare tutto da zero, stiamo dicendo che alla squadra che è stata formata, che ha posto le basi, c'è da fare, da puntellare, da fare quei due, tre innesti di valore, di livello, per fare davvero un salto di qualità importante. Ed è quello che noi tutti ci auspichiamo, perché, ripeto, non stiamo chiedendo la luna, ve lo dirò all'infinito, stiamo chiedendo quei due, tre giocatori esattamente, diciamo, di quelli che si è parlato. Stiamo chiedendo Charles de Ketler, stiamo chiedendo Hakim Ziyech, stiamo chiedendo Renato Sanchez, stiamo chiedendo qualche giocatore che possa fare al caso nostro per rendere questa squadra davvero davvero competitiva. Abbiamo visto un Ante Rebic niente male, ragazzi, badate bene che Ante Rebic può essere un'arma veramente letale quest'anno, perché quel giocatore lì è un giocatore che ti fa, per quanto ti fa bestemmiare, perché quasi mai sta bene, perché spesso e volentieri un infortunio diventa, lungo, diventa difficile da recuperare, eccetera, eccetera. Però quest'anno è partito bene, si sta allenando bene, lo vedo con la testa giusta, e può essere quel giocatore che ti può dare quel qualcosa in più, perché lui poi sa fare anche il trequartista, sa fare anche il centravanti oltre all'esterno, quindi può essere veramente un'arma in più. Adli, attenzione ad Adli, perché lo sto vedendo bene. Qualche spunto importante, qualche giocata importante ce l'ha, qualità ce ne ha. E quindi, ragazzi, attenzione, attenzione a questo Yassin Adli, attenzione a questo Yassin Adli. Vedo anche un Brahim Diaz bello tirato a lucido,
E quindi vediamo, insomma, vediamo, ripeto, abbiamo bisogno di quei due o tre innesti per fare quel qualcosa in più. Mi aspetto anche un salto di qualità da Junior Messias. Eh sì, ragazzi, perché qua abbiamo davanti un giocatore che di colpi anche lui ce ne ha. Quindi deve solamente migliorare nell'intensità, deve migliorare nella cattiveria, deve diventare più continuo. Insomma, deve lavorare su queste caratteristiche per migliorare e fare anche lui diciamo, quel salto di qualità che potrebbe renderlo un giocatore veramente, veramente decisivo. Ragazzi, niente, aspettiamo anche questa fine, questo Bruges Ghent, che potrebbe dare delle indicazioni importanti. Ripeto, in questo momento De Ketler è in panchina, vedremo se giocherà poco o non giocherà proprio, e chissà se domani, insomma, chissà se domani succederà, possa succedere qualcosa davvero importante, insomma. Aspettiamo tutti, eccetera. Che altro dirvi, ragazzi? Io vi invito a scaricare di nuovo l'app, vi invito ad iscrivervi al canale del Briga. Ragazzi, chiedo magari se avete voglia, se ne avete voglia, se avete, diciamo, la volontà di far crescere questo canale, di abbonarvi al canale, di sfondare il tasto grazie se volete donare in ogni video, insomma, che il sottoscritto fa. Insomma, ragazzi, questo è quanto. Spesso e volentieri facciamo delle live, ultimamente le stiamo di nuovo aumentando, quindi vediamo di essere di nuovo belli presenti, ragazzi. Che altro dirvi? Vi auguro una buona serata, una buona domenica, vi abbraccio e soprattutto un buon inizio di settimana, visto e considerato, insomma, che tra poco è di nuovo lunedì. Ragazzi, vi voglio bene, forza, lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai, ciao a tutti.